Tarallo napoletano a forma di cestino per servire formaggi e salumi, una simpatica idea per Pasqua. Prima tostiamo le mandorle a 160 gradi, forno ventilato per 8 minuti, poi le tritiamo grossolanamente. Da parte mescoliamo lo strutto morbido insieme al sale e al pepe. Teniamo da parte, mettiamo la farina in un contenitore, sbricioliamo il lievito e poi aggiungiamo l'acqua. Appena la farina assorbe l'acqua, aggiungiamo lo strutto e impastiamo con le mani. Quando il panetto sta per formarsi, aggiungiamo le mandorle tritate. Lasciamo riposare l'impasto per mezz'ora. Dopo mezz'ora di riposo possiamo iniziare a fare le forme. Creiamo una base con anelli concentrici che andremo a cuocere separatamente. Lasciamo lievitare al massimo per 2 ore e poi inforniamo. Una volta cotti li lasciamo raffreddare in forno per farli biscottare. Eccolo qui.